Carità, cuore della fede e della vita della Chiesa. Carità che non è mai un appello morale né un obbligo religioso e tantomeno mera assistenza sociale, ma amore per il prossimo declinato nelle diverse forme, dalla solidarietà alla condivisione, dalla vicinanza spirituale a quella fisica fatta di gesti concreti che riflettono e testimoniano l'agire di Dio. Lo ha ricordato il Papa incontrando i partecipanti al congresso internazionale per il 10° anniversario dell'enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, promosso dal Pontificio Consiglio Corunum. Egli, senza mai stancarsi, riversa la sua carità su di noi e noi siamo chiamati a diventare testimoni di questo amore nel mondo. Perciò dobbiamo guardare alla carità divina come alla bussola che orienta la nostra vita prima di incamminarci in ogni attività. Lì troviamo la direzione. Da essa impariamo come guardare i fratelli e il mondo. Un incontro voluto per svegliare le coscienze e ricordare all'uomo, alle istituzioni, il messaggio cristiano della carità che si dona sempre perché attinge da colui che per primo ha saputo donarsi con la vita, Monsignor D'Altoso, segretario del Pontificio Consiglio Corunum. Il titolo dell'enciclica lo dice Deus Caritas Est, Dio è carità, quindi è noi da Dio apprendiamo la carità, da Dio apprendiamo che cos'è veramente l'amore, e proprio perché da lui lo impariamo e da lui anche lo sperimentiamo possiamo anche donarlo agli altri. Ecco, questa prospettiva molto teocentrica della del servizio della carità è forse quella che più ha inciso come frutto di questa enciclica nel grande mondo di carità della Chiesa, che come sappiamo raggiunge milioni di persone. L'esperienza della carità, secondo il professor Fabrice Ajadi, intervenuto al convegno in Vaticano, è ancora più radicale quando ci consente di resistere all'influenza della tecnologia, all'assedio della realtà virtuale. Tale esperienza ci rivela infatti che il divino, ciò che è più vicino a Dio, non ha nulla a che vedere con il cyberspazio, piuttosto risiede nella prossimità, nella sapersi chinare sull'altro contro ogni logica di profitto e sopraffazione, nella saper costruire ponti e lottare insieme per vincere i drammi dei nostri giorni, da quello dei migranti a quello di chi non ha più lavoro, dalle donne vittime di tratta ai bambini soldato. Tutta la violenza che si sviluppa oggi nel mondo deriva dal fatto che l'economia è stata rovesciata. Invece di riconoscere che ciò che in essa vi è di primario è nutrire, vestire, visitare, abbiamo inventato un'economia in cui ciò che è primario è il superfluo. Cristo non dice: ah, mi avete offerto il nuovo o l'ultimo smartphone, quindi entrerete in paradiso. No, no, si tratta invece di nutrire, dare da mangiare, non di regalare l'ultimo smartphone. Donc vous entrerez au paradis. Non, non, c'est nourrir, c'est donner à manger, c'est pas donner un smartphone. Segni concreti della carità divina sono le strutture della Caritas o di altri organismi cattolici e laici che operano in varie parti del mondo, in modo particolare in contesti di guerra e povertà, in paesi come quelli dell'Africa, dove si muore di fame e di malaria, o quelli del Sud America, segnati dal narcotraffico e dalla corruzione, o in altri come la Siria, devastata ormai su tutti i fronti. Qui Roy Moussali coordina un gruppo di 1.500 persone, per lo più volontari al servizio dei bisognosi, donne e bambini, cristiani o musulmani, sfollati o malati, ed è convinto che la Deus Caritas Est possa essere uno strumento di dialogo tra le religioni, perché non si può amare Dio né servirlo se non ci si ama e ci si serve gli uni con gli altri. L'enciclica offre una riflessione specifica su questo tema e ci aiuta a comprendere meglio il significato dell'amore, come rifletterlo e trasmetterlo a quanti sono nel bisogno nelle nostre comunità. Il fatto di essere amati è un incoraggiamento, ci sentiamo fortunati, c'è tanto amore anche se si vive nella difficoltà, nelle persecuzioni e si affrontano problemi di sicurezza. Difficulties, persecution, and problems, security problems. Dunque servire tutti, essere come si legge nel testo di Benedetto XVI, quel cuore che vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo conseguente, quella carezza donata che allevia il dolore.